lo zoccolo duro direttamente dal compleanno. Quasi tutto il ristorante dentro, non vi so neanche a spiegare. Cosa volete che ho visto di sta partita? Ho visto i gol. Quello ho visto. Non è che ho visto molto di sta partita. Partita amichevole tra due squadre che non hanno niente da dire. Anzi, ho visto Torino esultare come i pazzi. Forse hanno ancora qualche speranza europea, non lo so. Vabbè, sono contento per loro, tanto a noi ce ne può fregare di meno. Anzi, avevo giocato gol e l'ho preso con il gol di Bennacer, perché ha tirato Bennacer, non si sa. E va bene così. Va bene così. Sento le voci. Oh, ma che De Zerbi ha rescisso col Brighton, De Zerbi. Ma speriamo di no. Per prendere 70 gol all'anno c'è già Pioli. Non serve De Zerbi per fare la partenza dal basso, con i difensori che diventano più scarsi di quello che già sono. Per carità di Dio, per carità di Dio, non iniziamo a dire boiate. Tra l'altro, dicevo giustamente prima con un mio amico, sapete che io sono per il cardinale out e per la protesta tutto l'anno, però vediamo cosa succede a quelli là, che mo loro fanno sempre finta di niente, un uomo in ogni palazzo, però vediamo cosa succede a quelli là. Nel caso, per prendere Fonseca o De Zerbi, mi tengo Pioli. Tu scherzi, ma è la verità. Cioè, per protestare, contestare, piuttosto che prendere Fonseca e De Zerbi, mi tengo Pioli. Tengo Pioli. Me la gioco, se quelli dovesse andare male, che devono vendere Lautaro. Pioli, secondo ci arriva. È vero che se Conte va a Napoli vince lui. Se Conte va a Napoli vince lui, lo sapete. Perché tu, c'è libero Conte. Quelli sono nei guai. Potevi tranquillamente prendere Conte, andare a vincere il campionato, e poi il campionato... per me ha sempre meno valore il campionato italiano, perché il campionato italiano è una porcheria unica, quindi io penso solo all'Europa. Ma per il campionato italiano basta che non rovini tutto. Per prendere 70 gol a partita c'è già Pioli. L'anno prossimo De Zerbi farà peggio, quindi non sperate De Zerbi, non sperate De Zerbi. Non ho capito cosa ha fatto la curva, se c'era a Torino, se non c'era, se ha fatto striscioni, non so nulla. Per ora video veloce, vi ho già detto quello che penso, domani poi faccio un video fatto bene, su quel ristorante. Iscrivetevi al canale, mettete un like e a domani. Ciao belli.